Fiat Chrysler Automobiles, questo è il nuovo nome a cui dovremo abituarci. Sede in Olanda, fisco in Inghilterra, quotazione a New York e a Milano. Messina. Credo che sia una vergogna e un segno di debolezza del governo e del nostro paese, della nostra rappresentanza politica. Pensare che ci sia la prima industria del paese che prima dice che va via soltanto per rafforzare la presenza in Italia e oggi passa la sede legale in Olanda e la sede fiscale nel Regno Unito, dimostra che è stata brava soltanto a prendere in una debolezza della politica. La Fiat negli ultimi 5 anni ha messo ogni anno in cassa integrazione 24.000 persone in media per un costo di 750.000 euro all'anno. Se li moltiplicate per 5 anni sono 3 miliardi e mezzo di euro. Quasi una manovra, quasi una manovra. Li ha presi la Fiat e contemporaneamente ha pure diviso utili simili agli azionisti. Abbiamo dato noi cittadini alla Fiat i soldi per dividerli tra gli azionisti nella speranza di tenere in Italia un'azienda e tutelare i posti di lavoro. La fine è quella che abbiamo sentito, e cioè che la maschera è calata, la Fiat è andata via e a noi sono rimasti soltanto i debiti da pagare. Va anche detto, bisogna anche riconoscere a Marchionne, che se non avesse fatto l'operazione su Chrysler, oggi forse non ci sarebbe né Chrysler, ma non ci sarebbe nemmeno Fiat. Sì, però non sarebbe stato, voglio dire... Forse avrebbe potuto investire questa azienda. No. Stiamo ancora aspettando gli investimenti. Ma poi sarebbe stato... sarebbe stato naturale che trasferiva la sede negli Stati Uniti, ma uno che ti trasferisce, compra la Chrysler negli Stati Uniti, ma trasferisce la sede da una parte legale in Olanda... Questo in parte era già successo, Vuol dire... Vuol dire una sola cosa, che non vuole investire in Italia e non vuole pagare tasse in Italia, vuole solo prendere dall'Italia. Vuoi vedere che il prossimo caso Electrolux sarà un caso Fiat? La prossima volta sarà Marchionne che si presenterà in uno stabilimento Fiat e dirà: o dimezzate gli stipendi o io me ne vado in America.